Oggi parliamo di un tema estremamente interessante. Siamo arrivati alla fine della nostra pianificazione finanziaria e dobbiamo scegliere il giusto ETF da andare a mettere in portafoglio. Come già sapete, o meglio dovreste sapere, la scelta dello strumento finanziario che tanti lo utilizzano come primo approccio all'investimento, quindi cos'è che tirerà di più, cos'è che andrà meglio, qual è lo strumento che mi farà guadagnare un sacco di soldi, no, non dobbiamo partire dallo strumento finanziario, ma dobbiamo partire dalla nostra pianificazione che attraverso i nostri obiettivi, attraverso i nostri orizzonti temporali, il grado di rischio che attribuiamo ai nostri obiettivi, si andrà a comporre un asset allocation, ovvero una composizione diversificata di dove andare a mettere i nostri soldi sulla base appunto dei nostri obiettivi. Quindi solo dopo aver pianificato, dopo aver parlato di obiettivi di investimento, di orizzonti temporali, di grado di rischio, di asset allocation, solo in questo momento bisogna andare a parlare di strumento finanziario. Sì, perché la scelta dello strumento finanziario è semplicemente la conseguenza della pianificazione fatta a monte. Mi raccomando, non approcciate mai l'investimento partendo dallo strumento finanziario. Ok, primo passaggio fatto. Secondo passaggio, perché già nel titolo ho parlato di ETF? Uno giustamente potrebbe dirmi, Danilo, dobbiamo scegliere il miglior strumento finanziario perché già nel titolo vince il miglior ETF per il mio portafoglio? Domanda più che lecita, quindi come arriviamo all'ETF? L'ETF, che ricordo a tutti essere un fondo di investimento passivo a basso costo, quindi che mi permette di replicare un mercato di riferimento, diventa fondamentale a questo punto, perché voi provate a immaginare, ho un asset allocation da andare a comporre, quindi una serie di mercati che io ho individuato dove andarci a investire. E cosa dovrò andare a cercare? Innanzitutto uno strumento che mi va a replicare i mercati scelti. Punto 2, in modo diversificato, proprio per eliminare il rischio specifico, perché se dovessi andare con una singola obbligazione, una singola azione, rischio appunto che se quel singolo emittente, quella singola azione non dovesse andare come il resto del mercato, io vado a perderci. E punto 3, possibilmente fare tutto ciò a un costo molto basso. Signori, queste tre caratteristiche sono l'esatto identikit di un ETF. E in questo video mi spingo ancora un po' più in là. Tanti dicono ogni tanto, ci accusano. Beh, ma voi dovete vendere ETF, voi tirate acqua al vostro mulino sugli ETF e alla fine ognuno ha i suoi interessi. No, signori, io qua lo dico forte e chiaro, a noi di andare a consigliare ETF non ce ne viene in tasca nulla. Noi siamo consulenti finanziari indipendenti, quindi noi siamo pagati dalle parcelle dei nostri clienti, non possiamo per legge andare a prendere retrocessioni da parte di intermediari finanziari sulla base dei consigli, sugli strumenti finanziari che consigliamo ai nostri clienti. Quindi se parliamo di ETF è perché semplicemente riteniamo, spesso e volentieri, essere il miglior strumento in circolazione. Detto questo, facciamo solo il 100% di ETF nei nostri portafogli? Chiaramente no. Il bello della consulenza che offriamo è personalizzata, proprio perché poi personalizziamo anche la scelta degli strumenti finanziari al cliente che abbiamo davanti. Quindi, per un effetto fiscale o per 10.000 altri motivi, possiamo andare a mettere strumenti finanziari che non siano l'ETF. Ma tendenzialmente l'ETF ha quelle caratteristiche che tanto ci piacciono alla fine, quando siamo arrivati alla fine di una pianificazione finanziaria, ovvero mi permettono di replicare un mercato in modo diversificato e a basso costo. Signori, spesso e volentieri le alternative sono alternative piene zeppe di costi o di inefficienze. Ovviamente quando mi espongo in questo modo sono sempre pronto a vedere cosa ne pensate voi nei commenti, quindi ditemi la vostra nei commenti. Inoltre, se avete degli strumenti finanziari, che sia un ETF o qualsiasi altro strumento, e se effettivamente non sapete cosa c'è nel vostro portafoglio di investimenti, ETF, fondi, assicurazioni, certificati, chi più ne ha più ne metta, e volete vederci chiaro, mi raccomando, cliccate sul link in descrizione, perché cliccando su questo link avrete la possibilità di richiederci un'analisi gratuita del vostro portafoglio di investimento. È tutto molto semplice. Cliccate sul link, compilate il form e nel giro di 24 ore verrete contattati da uno dei nostri consulenti finanziari che si metterà a vostra disposizione per capire insomma le criticità o le efficienze che ci sono all'interno del vostro portafoglio di investimento e farà un'ora di appuntamento con voi per esporvi l'elaborato. Ok, dopo aver chiarito perché parliamo di ETF quando siamo arrivati alla fine della nostra pianificazione finanziaria, adesso abbiamo un altro bel problema, ovvero: ma qual è l'ETF giusto da andare a mettere in portafoglio? In questo video voglio farvi una bella carrellata di 9 caratteristiche che noi andiamo a valutare quando andiamo a inserire
un ETF in una nostra short list da utilizzare poi nell'allocazione finanziaria dei nostri clienti. Alla fine della mia pianificazione mi trovo diverse asset class, diversi mercati di riferimento. Avrò il mercato azionario, avrò il mercato obbligazionario, avrò le materie prime, l'oro, giusto per farla semplice. Ecco, prima di tutto devo capire qual è l'asset allocation che io voglio andare a replicare con questa scelta. Quindi avrò, il mio portafoglio non avrà un ETF, ma avrà tanti ETF rispetto alla mia allocazione scelta, o no? Se ho scelto diversi mercati da andare a replicare, dovrò andare a scegliere anche diversi ETF da andare a allocare. Quindi prima di tutto è capire qual è la cosiddetta asset class, cioè il mercato che io voglio andare a replicare. Questo lo posso fare, qua vi metterò diverse immagini, soprattutto di un sito che si chiama Just ETF, tantissimi di voi lo conosceranno già, che vi può aiutare in questo percorso, in questa scelta. Quindi prima di tutto, asset class, da questa immagine già vediamo cosa, dove vuoi andare a investire, in azioni, in obbligazioni, metalli preziosi, materie prime, criptovalute, immobiliare, mercato monetario, quindi dici prima di tutto qual è il mercato di riferimento al quale ti vuoi approcciare, in modo, come in questo caso, generico oppure in modo ben specifico, cioè c'è la possibilità di andare a indicare proprio un indice di riferimento che si vuole replicare. In questo caso ovviamente l'investitore ha già le idee chiare, vuole replicare esattamente un indice, quindi va a mettere l'indice di riferimento ed usciranno gli ETF di riferimento. Ok, capito il primo punto fondamentale, andiamo ora a vedere le 9 caratteristiche da analizzare per scegliere il migliore ETF per il nostro portafoglio. Attenzione, una cosa la devo specificare: queste 9 caratteristiche non le ho messe in ordine di importanza. Questo perché l'importanza di queste caratteristiche viene data dall'investitore stesso e dall'ETF, dalle caratteristiche dell'ETF che sta andando a cercare. Tanto per fare un esempio, se devo scegliere un ETF di nicchia, non andrò a vedere come prima cosa la dimensione. So che la dimensione probabilmente non sarà enorme. O viceversa, se io so già che voglio delle cedole sul mio conto, ecco che la politica di distribuzione sarà la caratteristica principale che vado a filtrare. Bene, detto questo, partiamo proprio dalla scelta della politica di distribuzione. Noi dobbiamo sapere che ci sono due tipologie di ETF, quelli ad accumulo e quelli a distribuzione. Cosa cambia tra i due? Ho già fatto dei video sull'argomento molto più specifici. Se non vi è chiaro, lasciatemi nei commenti che magari ne rifacciamo uno ad hoc. Ad accumulo ovviamente ci permette di sfruttare l'interesse composto, definito come l'ottava meraviglia del mondo. Quindi già da questa definizione capiamo quanto sia importante andare a investire in accumulo, soprattutto se siamo magari giovani e vogliamo proprio accumulare il nostro capitale, quindi siamo in una fase di risparmio attivo. L'alternativa è a distribuzione, quindi politica a distribuzione. Cosa vuol dire? Che andrò a prendere degli ETF che implicitamente mi staccano dalle cedole dei dividendi sul mio conto. Questa seconda tipologia ovviamente è molto più interessante, molto più allettante per chi volesse creare un piano di rendita oppure volesse proprio andare ad accumulo. Quindi dice: io ho più soldi che mi escono rispetto a quelli che entrano, sto pensando magari a una persona in pensione che magari non riesce a mantenere il suo tenore di vita, e allora potrebbe scegliere degli strumenti finanziari che non vanno ad accumulo per aumentare il capitale esponenzialmente nel tempo, anche perché ormai ho una certa età, quindi potrei prediligere lo stacco dei dividendi. Io in ogni caso, oltre il 90% dei casi, scelgo sempre la metodologia in accumulo, anche per un'efficienza fiscale e soprattutto anche per la padronanza del portafoglio. Quindi mi capita spesso e volentieri di avere persone che mi vengono a chiedere una rendita dal portafoglio finanziario e vado a scegliere di comune accordo ovviamente degli strumenti in accumulo, proprio perché si crea un'efficienza di portafoglio comunque molto più importante. Basta pensare all'effetto fiscale: io sulle cedole che mi stacca l'ETF, anche se l'ETF è in perdita, pago le tasse. Quindi mi raccomando, anche in questo caso, se hai un portafoglio a cedole e non sapevi questa inefficienza fiscale o tante altre inefficienze, beh, potrebbe essere il caso di cliccare sul link in descrizione, richiederci un'analisi e confrontarti con noi. Punto numero 2. Un'altra caratteristica che mi piace osservare è la storicità di un ETF. Questo me lo porto dietro dall'analisi dei fondi. I fondi attivi di investimento, una caratteristica che devono avere per forza è la storicità. Perché? Perché nel fondo attivo io ho un gestore che attraverso le sue scelte va a creare performance. Quindi se farà le scelte giuste io avrò un rendimento più alto, se fa le scelte sbagliate io avrò un rendimento più basso.
E come faccio a valutare un gestore? Beh, tendenzialmente lo storico mi può dare una mano. Ecco, questo vale anche un po' nell'ETF, molto meno perché? Perché l'ETF ha proprio come obiettivo quello di andare a replicare un mercato, quindi mi aspetto che un ETF non è che faccia pazzie. Però, ecco, anche in questo caso voglio monitorarlo, quindi prima di prendere un ETF in quotazione oggi, preferisco magari aspettare un anno, due anni, secondo me anche un anno e mezzo può essere un orizzonte temporale significativo per andare a fare delle analisi su un ETF. Anche in questo caso, indicazione che troviamo facilissimamente su Just ETF. Punto 3, dimensione dell'ETF. Allora, su qua sono un po' combattuto, perché? Perché tantissimi la mettono come voce principale. Io dico dipende, perché? Perché la dimensione chiaramente è importante, ma che cosa ci dà come vantaggio? Tanti dicono la liquidità, non è detto, io ho trovato ETF di piccole dimensioni estremamente liquide, dove il market maker mi dava uno spread molto molto basso. La liquidità, signori, non è determinata dalla grandezza, dalla dimensione dell'ETF, ma semplicemente da bid e ask, quindi domande e offerta che trovo nel book di negoziazione. Quindi se l'emittente, in questo caso il market maker, mi offre uno spread molto basso, vuol dire che lo strumento è assolutamente liquido. Detto questo, generalmente gli ETF con grandi dimensioni sono anche quelli più liquidi, ma non è una variabile interdipendente, non è detto che è grande e allora è liquido. No, dobbiamo vedere due cose diverse. Altra cosa importante è attenzione, perché se lo scelgo con una piccola dimensione può fallire. Oddio, fallire? No, non è che fallisce. Può essere chiaramente che viene accorpato oppure viene chiuso, quindi viene delistato. In questo caso cosa succede? Ti arriva una comunicazione in data tal dei tali, questo ETF che tu hai in portafoglio viene accorpato o delistato e tu hai tutto il tempo di venderlo, o se viene delistato ti verrà riconosciuto l'attivo che tu hai, che non è che perdi tutto, proprio perché l'ETF ha sottostante dei titoli che valgono, hanno un valore e quindi non è che perde tutto. Chiaro, può essere una piccola inefficienza, perché io che sto investendo magari in accumulo, quindi sfruttando l'interesse composto, eccetera, 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 soprattutto dal punto di vista fiscale, potrebbe essere una seccatura. Ecco perché la dimensione comunque è importante da andare a vedere. Quindi se devo scegliere, a parità di tutte le altre condizioni, sceglierò l'ETF con una dimensione più grande. Tante volte mi arriva la domanda, qual è la dimensione minima consigliabile? Allora, su qua potrei dire tante cose. Dipende, vi faccio due esempi. Chiaro che se sto pensando di andare a investire il 40% del mio patrimonio nell'ETF azionario globale, allora sì, è chiaro, sia per dimensione proprio dell'ETF, cioè azionario globale, c'è dentro più di 1000 aziende. Punto 2, sia per la quantità di denaro che vado a investire, magari una percentuale importante al mio portafoglio, sicuramente andrei a scegliere un ETF che ha almeno 500 milioni, 1 miliardo, insomma un'ottima capitalizzazione. Se invece dall'altra parte dovessi scegliere di andare a investire lo 0,5% del mio portafoglio in un ETF di nicchia, settoriale, insomma quello che volete, però un pochettino più di nicchia, è chiaro che probabilmente anche 100 milioni sarebbero una buona dimensione. Quindi tendenzialmente è una caratteristica sì che tengo in considerazione, ma non è tra le principali e soprattutto dipende dall'ETF che sto andando a scegliere. Punto 4, i costi. I costi sono sempre importanti, ok? Quindi se possiamo risparmiare qualcosa, andiamocelo a risparmiare. Chiaramente anche qua devo fare delle distinzioni. Chi investe qualche decina di migliaia di euro, è chiaro che questo costa 0,07, però quell'altro 0,10, allora no, scelgo 0,07. Signori, per uno 0,03 non cambia nulla nel medio-lungo periodo, non cambia nulla, ok? Non è quello che vi fa guadagnare o vi fa perdere. Quindi attenzione anche in questo caso a sì, stare attenti ai costi di gestione dell'ETF, ma non esasperiamo anche questo aspetto. Ricordiamo a tutti come funzionano i costi di gestione, che sono molto bassi per un ETF, vengono direttamente trattenuti dal rendimento dell'ETF, quindi non dobbiamo fare calcoli strani,
se noi vediamo che l'ETF in un anno ha reso il 5%, quel 5% è già al netto dei costi di gestione. C'è però un distinguo da farsi, per esempio su quei clienti che ci sono capitati che hanno veramente tanti soldi. Stiamo parlando di milioni di euro, ok? Decine di milioni. E in questi casi siamo proprio noi a dire, guarda, ci sono diverse possibilità di investimento. Col tuo capitale potremmo anche andare direttamente su strumenti obbligazionari o azionari, che quindi creiamo un portafoglio diversificato di singole obbligazioni ed azioni. Il risultato è simile ad avere un ETF, ok? Perché andiamo a diversificare su veramente tanti strumenti finanziari. In questo caso ti vai a risparmiare anche uno 0,10, uno 0,15, uno 0,20 dall'ETF. È chiaro che su decine di milioni anche questo 0,20 riusciamo a farlo risparmiare ai nostri clienti. Quindi anche in questo caso, cosa importantissima, se vado a investire il 40% del mio portafoglio su un ETF, cercherò anche quelle minime efficienze in termini di costi. Se vado a investire lo 0,5% del mio portafoglio sull'ETF di nicchia, anche se mi costa magari super volatile, ok, che mi può fare il più o meno 60% all'anno, anche se mi costa lo 0,6, lo 0,7, magari non è quello il problema principale. Altra cosa che ho citato prima e secondo me è importante da andare a vedere è il costo dello spread, cioè la differenza tra il prezzo al quale noi possiamo acquistare un ETF e al prezzo al quale lo possiamo vendere. Sì, perché ipotizziamo che l'ultimo prezzo scambiato sia 10, ma se noi oggi andiamo sul mercato potremmo trovare un prezzo possibile di acquisto a 10,1 e un prezzo possibile di vendita a 9,9. Cosa vuol dire? Che se io dovessi comprare e vendere nello stesso momento quello strumento finanziario, già ci perderei che cosa? Lo spread. Ovviamente se è un'operazione che faccio nel giro di un secondo, io quello spread lo perdo e non ha senso. Ma comunque anche nel lungo periodo io quella differenza la pago, perché oggi compro un prezzo più alto rispetto al prezzo di riferimento e un domani venderò un po' più basso rispetto al prezzo di riferimento. Quindi in conclusione, minore lo spread, meglio sarà per me. Il problema cos'è? È che lo spread varia nel tempo. Varia nel tempo, quindi è giusto guardarlo, è giusto avere un punto di riferimento, ma è un pochettino più difficile rispetto al costo di gestione da andare a parametrare. Anche perché, per esempio, nei momenti di altissima volatilità, parlo per esempio del Covid o delle grandi discese di mercato, questo spread sballa parecchio. Ed è proprio per questo motivo che nei periodi in cui c'è una volatilità molto alta, quindi molta incertezza sul mercato e magari anche momenti di maggior pessimismo sul mercato, in questo caso il market maker non si prende la responsabilità di tenere gli spread bassi, perché è un rischio anche per lui, e quindi fanno i furbetti, allargano lo spread o addirittura se ne escono dal mercato. Ecco perché è proprio in quei periodi, signori, che bisogna mantenere sangue freddo e evitare di fare troppe operazioni, quindi vendo, compro, no, perché solo lo spread in quei momenti è devastante. Chiaramente tutte quelle persone che non conoscono questi funzionamenti, lo spread lo pagano, tutti gli altri che lo conoscono, lo spread ci stanno attenti e lo sfruttano, tra virgolette. Ulteriore caratteristica che è sempre più importante andare a vedere è la sostenibilità. Oggi i criteri ESG degli ETF sono molto interessanti, c'è sempre più offerta all'interno di questo settore e non a caso anche la normativa a noi consulenti finanziari ci ha imposto di andare a verificare insieme al cliente qual è la sua sensibilità a questo tema così importante. Infatti, se ad esempio un nostro cliente ci dice che insomma la sostenibilità ambientale per lui viene anche prima del rendimento, ecco che io dovrò prima che selezionare un ETF sulla base dell'efficienza, del rendimento, dovrò sceglierlo sulle basi della sostenibilità ambientale che quello strumento ha. Oggi, ripeto, ce ne sono sempre di più e anche in Just ETF sono selezionabili. Altro tema importante, non mi avete ancora sentito dire quanto rende l'ETF. Uno potrebbe dire, ma scusa, ma in una caratteristica che vado a vedere, spesso mi arrivano messaggini con scritto Danilo, guarda questo quanto ha reso negli ultimi 3 anni, lo compro. Fermi, no. Ecco, quando parliamo di ETF, il rendimento non lo guardiamo. Lo so che è strano, signori, ma non lo guardiamo. Anche questa caratteristica che sto per illustrarvi, io non vado a vedere il rendimento in sé,
ma vado a vedere che cosa? Il rendimento che l'ETF ha fatto rispetto all'indice o al mercato di riferimento. Perché ricordiamoci, il rendimento lo fa il mercato, io ho bisogno di uno strumento che mi va a replicare quel rendimento. Se un mercato ha fatto il 100% negli ultimi 3 anni, può essere un caso, può essere che io lo vado a comprare proprio sui massimi e nei momenti, negli anni successivi, questo faccia peggio. Quindi io devo andare a ragionare, lo ripeto ancora una volta, non per qual è il miglior strumento finanziario da investire oggi, ma qual è il miglior strumento finanziario da inserire nel mio portafoglio alla fine di una pianificazione finanziaria che mi va a replicare un mercato. E l'obiettivo non è fare rendimento, ma replicare il mercato che ho scelto nella mia allocazione. Bene, questa caratteristica viene chiamata tracking error, cioè andiamo a vedere che cosa? La differenza tra l'ETF, tra il rendimento dell'ETF e il rendimento del benchmark e quindi del mercato di riferimento. E a volte, ovviamente, se la differenza è negativa, c'è qualcosa che non va, quindi vado a studiare i costi, vado a studiare l'inefficienza, vado a studiare il rolling, quindi ogni quanto questo ETF cambia i titoli sottostanti, insomma vado a vedere un po' di cose e chiaramente no buono, non è buono se rende meno rispetto al mercato di riferimento. Ma adesso vi dirò una cosa che vi farà saltare dalla sedia. Anche nel momento in cui un ETF rende di più del mercato di riferimento, per noi è un alert importante, dovrebbe esserlo anche per voi. Perché? Ma proprio perché l'ETF mi deve replicare il mercato e quindi se mi fa di più, chiaramente se mi fa di meno non va bene, ma anche se mi fa di più, a me sorge un dubbio, ma perché mi sta facendo di più? Che non sta facendo il suo compito, io l'ho comprato affinché facesse il suo compito. Quindi quest'anno rende di più, magari l'anno prossimo può rendere parecchio di meno. Vuol dire che in quel caso c'è qualcosa di attivo che non è sotto il mio controllo o sotto il controllo del mercato. E lo so che concettualmente è strano, ma ripeto, anche se è positivo questo tracking error, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi è un segnale di alert. Ovviamente quando si parla di tracking error si dovrebbe parlare anche di tracking error volatility, quindi la stessa cosa che andiamo a fare sul rendimento la facciamo anche sulla volatilità. Qua stiamo entrando un po' nello specifico, quindi non andrò oltre. Altra cosa importante è l'analisi del rischio valutario, quindi capire bene la divisa del nostro ETF, quindi in che valuta viene negoziato, ma ancor di più qual è la valuta sottostante. Quindi io compro per esempio l'indice americano, azionario americano, e lo pago in euro, ma come sottostante c'è dollaro. In questo caso, sulla base dell'esposizione valutaria che ho all'interno del mio portafoglio, dovrò scegliere se lasciare il cambio, come si suol dire, aperto, oppure hedgearlo, cioè coprirmi dal rischio cambio che quell'ETF ha. Anche in questo caso Just ETF ci dice tutto, quindi qua vediamo due immagini dove nel primo vediamo rischio cambio senza copertura valutaria, e quindi vuol dire che siamo esposti alla valuta di esposizione. Nel secondo caso vediamo copertura valutaria, quindi nel secondo caso effettivamente anche se la valuta di esposizione dell'ETF non è in euro, noi non dobbiamo preoccuparci perché l'abbiamo coperto. Ovviamente questa copertura ci costerà un pochino, però abbiamo coperto il rischio cambio. Allora, sul mercato di quotazione bisogna fare un piccolo ragionamento. Tanti mi chiedono, ma c'è questo ETF che è quotato su borsa italiana, sullo Xetra, quindi borsa tedesca, e sull'LSI. Cosa cambia? O sull'Euronext, insomma, diverse borse. In sé non cambia nulla, chiaramente dobbiamo stare sempre attenti alle valute, tutte le caratteristiche, ma se prendiamo già Londra, sterline, potrebbe esserci qualcosa di diverso, ma se prendiamo Italia e Germania non cambia nulla. Cos'è che cambia? Cos'è che dovete stare attenti? Quindi prendere un ETF quotato a Milano o in Germania, lo stesso ETF è uguale, ok? È uguale, le performance saranno uguali, cambierà 0,1, ma sono uguali. Cos'è che dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti al nostro broker, alla nostra banca. Quindi tante banche magari non ci permettono tutte le quotazioni, non ci danno accesso a tutte le quotazioni, oppure ci danno accesso ma a costi ben superiori. Quindi verifichiamo quanto paghiamo per acquistare e vendere un ETF sulle varie borse di negoziazione, scegliamo quella che ci costa meno. Infine, una cosa che io vi consiglio sempre di guardare è la metodologia di replica. Noi abbiamo due repliche, anzi un po' di più, ma tendenzialmente replica fisica e replica sintetica. Poi abbiamo anche quella a campionamento che comunque è fisica, quindi la faccio rientrare nella famiglia fisica. Cosa cambia in queste due repliche? La replica fisica mi dice che l'ETF come sottostante, cioè io gli do dei soldi e l'ETF cosa fa? Il gestore dell'ETF compra i titoli sottostanti e li tiene lì.
Quindi replica fisica proprio perché fisicamente c'hai i titoli sottostanti. La replica sintetica invece è l'ETF non c'ha i titoli dell'indice, ma va a comprare un altro paniere di titoli e semplicemente il rendimento di quell'indice me lo riesce a ottenere attraverso degli strumenti derivati con delle controparti. In questo caso effettivamente c'è un pizzico di rischio di credito in più sulla replica sintetica, che è garantita oggi. Questo un po' di anni fa era un vero rischio di controparte. Detto questo, è stato regolamentato parecchio la tipologia di replica e oggi noi comunque abbiamo un sottostante, quindi dovesse andare male qualcosa, non è che abbiamo zero, abbiamo dei sottostanti che però non sono il mercato che stiamo andando a replicare. Quindi effettivamente nel caso di replica fisica, se dovesse fallire l'emittente dell'ETF, io probabilmente avrei il 100%, il 99% dei miei attivi. Perché? Perché ho i titoli sottostanti. Se dovesse invece fallire l'ETF, che è una replica sintetica, ecco che potrei trovarmi un valore leggermente diverso a quello che io vedevo nel mio conto. Quindi potrei andare a perdere anche un 5-10%. Va detto che situazioni del genere sono molto difficili da verificarsi, però chiaramente noi lo sappiamo, ogni 10, 15, 20 anni il cigno nero arriva. E in quei momenti ovviamente basta poco, quindi io ho fatto 10 anni di guadagni, arriva il cigno nero, rimango fregato dal mio emittente di ETF e mi ritrovo il 10% in meno. Quindi mi raccomando, stiamo attenti. Oh, siamo arrivati alla fine di questa bella carrellata con queste 9 belle caratteristiche. Io sarei potuto andare avanti per altre ore, ma il tempo è tiranno. Mi raccomando, se queste 9 caratteristiche, mi rendo conto, magari per qualcuno a casa che non è il suo lavoro, noi ci stiamo qua dalla mattina alla sera, per qualcuno a casa che magari questo non è il suo lavoro o non ha ben chiaro tutte queste caratteristiche e le altre che ci sono, ma che per motivi di tempo non posso andarvi ad elencare, ecco, se per voi non è chiaro o avete bisogno di assistenza nella scelta dello strumento finanziario, dell'ETF o della stessa pianificazione che avete fatto o che non avete fatto, ancora peggio, mi raccomando, vi ricordo il link in descrizione, ci potete chiedere un'analisi gratuita del portafoglio e noi saremo ben felici di aiutarvi in modo assolutamente gratuito. Quindi vi spiegheremo le eventuali inefficienze, vi spiegheremo anche eventualmente il nostro servizio che andiamo a fare con tutte le condizioni in modo estremamente trasparente. Vi ricordo che noi siamo indipendenti da qualsiasi istituto di credito finanziario assicurativo e il nostro obiettivo è quello di aiutare gli investitori come voi. Quindi vi aspetto numerosi, un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo nei commenti, facciamo due chiacchiere e ci vediamo al prossimo video. Ciao!